Vangelo di questa settimana è quello delle beatitudini. È un Vangelo bellissimo. Gesù ci propone una felicità talmente bella, talmente grande, che va al di là della sofferenza e delle persecuzioni. È la strada che hanno percorso i nostri amici santi. Ma chi sono questi santi? Quelli che noi oggi ricordiamo. Tutti i santi. Ci sono i santi ufficiali, quelli riconosciuti dalla Chiesa come modello ed esempio per tutti. Hanno avuto delle vite straordinarie, hanno annunciato il Vangelo con una forza e una creatività impensabile. Impariamo a conoscere le loro storie, sono davvero storie bellissime. Poi ci sono i santi non ufficiali, quelli non riconosciuti dalla Chiesa, ma di cui non hai nessun dubbio, sono in paradiso. Una mamma che si è presa cura per tanti anni della propria famiglia, un padre che ha lavorato per il bene dei propri figli, un prete, una suora che hai conosciuto e che ti ha fatto del bene. Certo, sono in paradiso, ma soprattutto per te sono diventati dei modelli, degli esempi. Ecco, questi sono i santi che oggi vogliamo ricordare. Sì, perché si diventa santi non solo facendo cose straordinarie, ma soprattutto scegliendo Gesù ogni giorno. E poi santi non è necessario che facciano miracoli, devono essere per te degli esempi, dei modelli di vita cristiana, come vivere bene la tua esistenza seguendo Gesù. Quanti ne conosci di santi così, di uomini e donne che hanno illuminato la tua vita con la loro fede? Io tanti, e oggi li voglio ricordare tutti. Buona settimana!